Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Stagione 11, episodio 125. Ciao, parliamo in questo episodio, ahimè, del Covid e della memoria storica. Mia opinione è che questo fatto di cui io vi andrò a parlare rapidamente sia accaduto. Per saperne approfondire di più, il link lo trovate in descrizione, la bloggata e il podcast si intitolano La brutta storia di procurata epidemia della chiusura degli hub vaccinali 2021 del governo Draghi. Andiamo con ordine. La questione della terza dose Pfizer emerse in modo frammentario nell'aprile del 2021. In particolar modo il primo a parlarne, a mio avviso, fu 15 aprile 2021 la CNBC. Il CEO di Pfizer dice che la terza dose del vaccino sarà necessaria entro 12 mesi. 9 luglio 2021, il Messaggero. Pfizer propone terza dose vaccino contro variante indiana Delta, ma autorità USA frenano. 9 di agosto 2021, R-Covid-19, chiusura hub vaccinale di Siderno, Reggio Calabria, dal 5 di agosto 2021. 15 di agosto 2021, Italian Tribune, il direttore generale di AIFA Magrini, il 30 settembre 2021 si chiude la campagna vaccinale di massa. Ad agosto 2021, quindi, il governo Draghi pensava di chiudere la campagna vaccinale in Italia. Contestualmente, il resto del mondo pensava alla terza dose per coprirsi della variante indiana Delta, che lo stesso governo Draghi aveva fatto entrare, togliendo quarantene e tamponi a chi entrava in Italia e facendola circolare, ancora meglio, togliendo l'uso delle mascherine in Italia da giugno 2021. 12 settembre 2021, Varese News. Si chiude la campagna vaccinale massiva, hub ancora aperti per il libero accesso. 19 settembre 2021, ANSA. Studio su dati Israele. Con 3 dosi vaccino Pfizer scendono di nuovo i contagi ed i casi più gravi. Ecco, a settembre 2021 anche i SAS ormai sapevano che serviva un boost di terza dose e che i vaccini ad mRNA, che inizialmente con la variante inglese duravano tra i 5 e i 6 mesi, erano stati degradati dallo sviluppo delle varianti SARS-CoV-2 e adesso i vaccini garantivano una minore protezione temporale ed una minore efficacia. Ma in Italia, contestualmente, il governo Draghi in settembre 2021 chiudeva gli hub vaccinali e si spacciavano cazzate tonanti dai mass media. Non ci credete? Il link lo trovate in descrizione. Si andava a raccontare che l'Italia era fuori dalla pandemia. Si incominciava a raccontare questa favola dal 16 di agosto 2021, rinnovata il 17 di settembre 2021, poi nel 21 di settembre 2021 nel frattempo chiudevano gli hub vaccinali, 24 settembre 2021 continuavano a chiudere gli hub vaccinali, 2 di ottobre 2021 continuavano a chiudere gli hub vaccinali, 11 di ottobre 2021 l'Italia raccontava la storia che era fuori dalla pandemia. Nel frattempo si diceva che forse serviva una dose per gli over 60 da fare entro 6 mesi come ultima vaccinazione. Si diceva che la pandemia era vicina alla fine, l'11 di ottobre 2021, il 18 di ottobre 2021, ecco, continuavano a chiudere gli hub vaccinali, in particolar modo tutti i link di questo, quello che vi ho detto, trovate date, fonte, il titolo e il link cliccabile. Ecco, quindi nelle ultime settimane dell'ottobre 2021 i contagi in Italia risalirono. Italia fuori dalla pandemia, un par de coglioni. I contagi di ottobre 2021 risalirono a causa dei vaccinati che dopo 5-6 mesi perdevano la copertura vaccinale, che era stata degradata
dall'entrata delle varianti SARS-CoV-2 che lo stesso governo Draghi aveva fatto entrare con la variante Delta. Ma i mass media italiani, per nascondere la chiusura degli hub vaccinali del governo Draghi, mentre emergeva contestualmente la necessità di fare una terza dose, che la cosa era già nota dal 19 settembre 2021 con l'uscita dei risultati dello studio di Israele, ecco, i mass media incominciarono, per proteggere il governo Draghi, che chiudeva gli hub vaccinali mentre si sarebbe, non si dovevano chiudere, ma si doveva procedere alla vaccinazione successiva per il boost, ecco, per proteggere il governo Draghi, i mass media incominciarono a dare la colpa ai Novax come untori e nascondere la procurata epidemia cagionata dal governo Draghi. Come si faceva a distribuire la terza dose ai vaccinati da più di 6-5 mesi e dai reticenti non vaccinati, che però cambiavano idea, se gli hub vaccinali erano chiusi? Che cazzo c'entravano i coglioni Novax con la chiusura degli hub vaccinali? Ma chiudere gli hub vaccinali in un contesto di pandemia, in cui serviva urgentemente il boost di terza dose, perché in ottobre, fine di ottobre, da metà ottobre risalirono, nel metà ottobre 2021, perdon, iniziarono a risalire i contagi partendo al razzo. Ecco, chiudere gli hub vaccinali in questo contesto fu procurata epidemia, tanto quanto fu procurata epidemia a dar via le mascherine che erano in Italia nel febbraio 2020. Ecco, io vi consiglio, se siete in curiositi e non sapete di questo evento, che a vostro avviso non vi risulta che sia mai accaduto, di andare a approfondire la faccenda, il link lo trovate in descrizione. E questo è quanto, un altro podcast triste che si aggiunge alla playlist, che poi, se volete, potete trovare linkata in relazione alla memoria storica sull'epidemia Covid in Italia. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!